Siamo con il dottor Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano, nonché platanese doc. Siamo a Platania alla mostra sui quadri di Goya. Lui è anche il curatore della mostra, l'allestitore, e conduce le guide, fa da guida per i turisti che vengono a visitare la mostra. Dottore, ci parli un po' di questa mostra, del perché l'ha voluta qui, anche in sinergia con l'associazione Felice Mastroianni, il cui presidente è qui presente, Umberto Caruso. Ci dica un po' questa mostra, come l'ha ideata e come la sta conducendo, quanto durerà e di cosa ci vuole parlare. Ma in realtà sono 6 anni che realizzo qui a Platania durante l'estate un evento culturale. Il primo, che facciamo sempre insieme all'associazione Felice Mastroianni, si tenne nel 2017 ed era addirittura una mostra sul grande Mattia Preti, il nostro grande artista calabrese. Poi abbiamo realizzato una mostra bellissima sulla figura di San Francesco di Paola nel 2019, abbiamo poi realizzato ogni anno delle conferenze, una mi ricordo su Raffaello, un'altra ne ho fatto su Caravaggio, e quest'anno ho pensato di portare qui delle stampe realizzate tra fine 800 e inizio 900 sull'opera incisa di Francisco Goya. Esattamente sono 4 serie, sono i Capricci, la Tauromachia, sono i Disastri della Guerra e le Follie. Peraltro con l'associazione Mastroianni abbiamo anche ottenuto una conferenza di presentazione della mostra che ha avuto grande successo, in cui ho inquadrato queste opere di Goya nell'ambito della sua complessiva, diciamo, ricerca artistica. Devo dire che la mostra riscuote un grandissimo consenso di pubblico, non solamente da parte dei platanesi e dei lametini, ma vengono a vedere la mostra un po' da tutte le parti della Calabria, da Reggio Calabria, da Vibo, da Crotone. Abbiamo già un numero molto significativo di visitatori, e peraltro la mostra chiuderà il 16 agosto e quindi c'è ancora tempo per venire ad apprezzare queste opere magnifiche di Goya, che rappresentano diciamo la seconda metà del Goya stesso, perché rappresenta un po' il periodo cosiddetto nero contrapposto al periodo bianco, diciamo così, delle sue origini. Ma questo è il Goya più autentico, è il Goya che noi consideriamo ancora attuale e che ha dato origine alla modernità, perché 100 anni e passa prima di Freud, Goya aveva capito l'inconscio e quindi gli incubi, gli orrori che ciascuno di noi cova dentro, le paure che ciascuno di noi ha dentro, e le ha rappresentate su queste opere che sono veramente straordinarie. Tenete presente che qui abbiamo in mostra la famosissima stampa di Goya, che è Il sonno della ragione genera mostre, che è conosciuta un po' da tutti quanti. Quindi io l'invito che faccio è quello di venire a Platania in questi giorni in cui la mostra rimarrà aperta per apprezzare questa bellissima iniziativa. Perfetto, quindi a Ferragosto, se non prima, vi fate la vostra grigliata e poi venite qui a Platania a fare un giro al museo e alla mostra di Goya. Grazie mille. Esatto. Grazie a voi, buona serata.